Scusate, scusate se disturbo, signore. Senti, io sto cercando una ragazza che dicono che è bravissima a fare i tordelli e che si chiama Dona. Voi la conoscete? Dona? Ma adesso è quella bella ragazza, sempre un po' stanca con la farina. Abita qui giù, guarda. Qua? Di qua? Qua, qui sottostrada. Grazie mille. Me la saluti, siamo amici. Arrivederci. Sto cercando Dona, sei tu? Sì, sono io, prego. Eccoci dalla Dona, ciao Dona. Buonasera. Ciao. Senti, io sono venuto per farti conoscere dai nostri telespettatori, ho mandato qua in giro a degli amici, mi hanno indicato, siamo arrivati qua perché dobbiamo conoscerti e voglio sapere subito dalla prima domanda, da quanto tempo è che fai i tordelli? Io da circa 3 o 4 anni, perché siccome sono polacca, sono venuta in Italia qui e mi sono sposata con un italiano e lui era appassionato a tordelli. E certo, dovevo fare tordelli. E così ho letto tanti libri e mi sono messa a fare tordelli. Tu mi avevi accennato però che nel tuo paese c'è qualcosa di simile ai nostri tordelli. Sì, io... si chiamano piroghi, che l'ho sempre fatti con mia mamma e mi sono sempre piaciuti, e quando sono venuta qui e l'ho visto vostri i tordelli, io ho cominciato a avere la passione a tordello. Diciamo la forma è uguale a questa. È uguale, è tutto uguale, soltanto cambia ripieno, ci sono diversi ripieni, cavolo verza, il funghi champignon, la ricotta, tante cose. Un'altra domanda ancora, perché ti sei iscritta a passione tordelli? Che pensavo di fare una cosa diversa a sempre, nel senso volevo mettermi in gara con gli altri concorrenti e vedere cosa esce fuori. Dona, la tua ricetta che segreto ha? La mia ricetta è come tordelli tutti uguali, nel senso tutti versiliesi, diciamo, però il mio segreto non lo posso dire. Dona, qualche ingrediente però ce lo potrai dire? Sì, vi posso dire un ingrediente, è l'acqua. Secondo me è l'acqua che vado a prenderla in montagna, che è molto buona. E con questo segreto dell'acqua tu pensi che di vincere questa competizione? Sì, penso proprio di sì.